Sull'orlo del precipizio il Pescara si è ritrovato. Sotto di un gol alla fine del primo tempo del play-out d'andata tra le mura amiche dell'Adriatico Cornacchia erano spalancate le porte della Serie C. Il secondo tempo però ha restituito un'altra squadra capace di reagire e di farlo anche con giocate di qualità che hanno permesso di ribaltare il risultato ai danni del Perugia. Tuttavia sono tutti concordi nell'ambiente biancazzurro. Non si è fatto ancora nulla. La retrocessione resta lo spauracchio da evitare e per farlo servirà un'altra grandissima prova al Curi, dove però è vero che il Pescara avrà 2 risultati su 3 a disposizione, ma guai a pensare solo a difendersi, sarebbe un errore capitale. Questa è una squadra che non può difendersi, non sa difendersi, se ci mettiamo a speculare sui risultati facciamo fatica, ha delle qualità e bisogna lavorare su quelle qualità. Pescara ha dimostrato che comunque tra i suoi giocatori ci sono giocatori di grande qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Nel primo tempo di lunedì la squadra è apparsa condizionata. Paradossalmente il gol perugino, dopo alcuni minuti di stordimento, è stata una sveglia e il Delfino ha massimizzato un quarto d'ora di furia agonistica con le reti di Galano e Maniero. Fondamentale poi l'apporto di Ugo Campagnaro, la cui sola presenza ha ridato certezze alla fase difensiva del Pescara. La sua presenza sarà determinante al Curi, leggere i momenti, gestire le emozioni, specie nei momenti di sofferenza. Tutto ciò è determinante, ancor prima che l'aspetto meramente tecnico. Per il Toro sarà l'ultima recita prima del ritiro e il Delfino si affiderà di nuovo alla sua esperienza, così come alla voglia di salvezza del capitano Vincenzo Fiorillo, che predica prudenza e traccia la via per il match di ritorno. È solamente il primo tempo, dobbiamo adesso recuperare le energie e prepararci a venerdì, che sarà una battaglia, ma per noi questa salvezza vale la vita e faremo di tutto per raggiungerla. Queste partite si giocano sul filo delle energie mentali, ecco, quindi dobbiamo andare lì e rimettere un cuore grande in campo e veramente tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo e portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. La voglia che ho io di portare a casa questa salvezza, ma anche tanti miei compagni, però parlo per me, è una questione davvero di futuro e di vita professionale. Vasta eco a livello nazionale hanno avuto le parole del direttore tecnico del Perugia, Goretti, sul secondo pallone buttato in campo dalla panchina del Pescara su una ripartenza degli Umbri. Chiamato in causa da Goretti, poiché avrebbe preparato il gesto, ieri il tecnico biancazzurro Sottil ha rimandato al mittente le accuse. Per quanto non abbia affatto inciso sul risultato del match, il gesto, comunque sleale, è stato giustamente punito dal direttore di gara e dal giudice sportivo. Una giornata al team manager Gessa e 5.000 euro di ammenda al Pescara. Minor eco mediatica invece è stata data al fallo di mano di Ghiomber, un intervento scomposto che andava punito con il calcio di rigore e con il secondo giallo al difensore slovacco. Il Perugia avrebbe giocato più di un tempo in 10 uomini e, già corto di centrali, Oddo non l'avrebbe avuto per il match del Curi. Arbitro e VAR hanno incredibilmente sorvolato su un episodio che poteva indirizzare fortemente questo spareggio. Bravo il Pescara a resettare e a rimontare comunque. In vista della decisiva gara di dopodomani, Sottil verificherà le condizioni di Del Grosso, Drudi, difficile il recupero, e Bettella, in campo nel finale di 2 giorni fa. Il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta e Busellato possono contendere una maglia a Scognamiglio e Castanos. Sul fronte Perugia, la squadra è tornata a lavorare nel ritiro di Cascia. Hanno fatto rumore i 100 minuti in panchina del bomber Iemmello. In una partita da vincere ad ogni costo, però, Oddo potrebbe affidarsi a lui per tentare la rimonta.